Ciao a tutti. Vi auguro un nuovo giorno di fiducia perché forse questo sarà un buon giorno per iniziare cose interessanti, buona fortuna e divertimento. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 18 gennaio 2021. Oroscopo Ariete di oggi. Troppo tranquillo per i vostri gusti. Calma piatta, dentro e fuori di voi. Senza stimoli planetari che vi obblighino a mettervi in gioco, oggi cadete nell'abbiocco, peggio di un orsetto letargico. Lunga dormita, pigre letture e una totale inconcludenza alla vita interiore, però, è ricca. Mentre riposate la creatività lavora. Soluzioni geniali emergono all'improvviso, proprio mentre sognate di ballare il samba sulla spiaggia di Rio. Astro tarocco del giorno per Ariete. Regina Denari. Donna di media età o matura, di carnagione e capelli chiari, una donna d'affari, benestante, una probabile straniera. Può essere la consultante o un'amica fidata, una consigliera, una collega, una socia in affari. Fiuto e determinazione per i buoni affari, situazione economica e familiare che migliora. Il matrimonio appare solido economicamente e con buone prospettive. Oggi vi sentirete particolarmente attratti da alcune persone, e in particolare da una. Vi sentirete come scaraventati in alto e poi discendere bruscamente al solo vederla. Fate le vostre considerazioni e cercate di non darlo a vedere. Accettate gli altri per come sono. Non potete cambiarli, ma potete orientare le vostre relazioni con gli altri alla comprensione e alla tolleranza. E ora che seguiate una dieta, non è possibile andare avanti così. Fate il fermo proposito e consultate uno specialista. Escludete le diete fai da te nel modo più assoluto. La persona a cui volete bene si potrebbe dispiacere delle critiche ricevute da alcune vostre amicizie, alcune delle quali hanno criticato fin dall'inizio delle vostre scelte. Siate diplomatici e cercate di spiegarvi sia con la persona amata sia con le vostre amicizie. Forse non saprete mai la verità riguardo a qualcosa che è accaduto in questo ultimo periodo, quindi vi conviene desistere e tirare dritto per la vostra strada. La forza che scaturisce dal di dentro è necessaria, oggi, per affrontare delle questioni importanti che vi riguardano da vicino. Non rinviate la soluzione di questi problemi. Potreste poi pentirvene. Alcune oggi saranno tentate di lamentarsi con la cattiva sorte. Considerate che ignorare la crisi non la elimina, ma la nasconde solo. Non ignorate oggi dei buoni consigli che vi sono stati dati. Notizie in arrivo per posta o per telefono. Si aprono nuove prospettive ma anche nuove attese. Abbiate più cura oggi della persona che vi sta a cuore. Ha bisogno di voi. Cercate di essere teneri e decisamente comprensivi. In questa giornata verrete a conoscenza di un particolare della vita di un vostro conoscente, che vi farà riflettere sulla vostra situazione attuale, sentimentale e non. Inutili battibecchi, lasciateli a chi si diverte a buttare il sasso e nascondere la mano. Se siete preoccupati riguardo un lavoro terminato in poco tempo e senza dare troppo spazio a revisioni che permettessero di individuare eventuali errori, oggi sarebbe il giorno adatto, e forse anche l'unico, per poter rimediare. Le sfide che vi attendono potrebbero non essere delle passeggiate e potreste dover trascurare gli affetti. Giove nel segno amico dell'Acquario vi regala una giornata allegra, brillante, vitale sotto diversi punti di vista. Sarete capaci di alleviare oggi temporanee difficoltà, non certo gravi, di alcuni componenti della vostra famiglia. Giornata sniff, e meno male che è lunedì. Senza particolari impegni né doveri onerosi, se non quello di rassettare casa e riposarvi il più possibile. Così piace alla coppia Luna Nettuno impigrita nella vostra dodicesima casa. Sottile turbamento solo per il lavoro che vi attende domattina, con vari impegni in agenda e un capo inflessibile, parola del Sole e di Plutone allo Zenith. Amore ed Eros, ripensare al passato vi mette malinconia. Se la storia è chiusa ci spendete qualche lacrima. Se il rapporto sopravvive ma ha perso smalto, vi arrampicate sugli specchi, in cerca di soluzioni introvabili per rianimarlo. Chissà, magari con una cenetta afrodisiaca o un gioco erotico innovativo. Con la Luna nel viaggiatore segno dei pesci potete organizzare un prossimo weekend romantico, magari nel periodo dedicato agli innamorati, a San Valentino,
in una capitale insieme alla vostra dolce metà, specie se siete nati dal 30 del mese di marzo al 5 di aprile. Per il vostro segno dell'Ariete, ideale potrebbe essere la frizzante New York appartenente proprio al segno del Sagittario, che si trova in ottimo aspetto con il vostro Ariete. Non male neanche la sempre attrattiva, fresca Swinging London appartenente a Gemelli, segno in armonico aspetto con l'Ariete. Infine anche la vicina Siracusa, splendida e calda città nel cuore del Mediterraneo, sempre appartenente all'amico segno dei Gemelli, potrebbe fare al caso vostro. Lavoro e denaro, riposare oggi è un must, se siete di turno scambiatelo con un collega, prendendovi tutto il tempo che vi serve per voi stessi, la casa, i figli. È proprio nei momenti di ozio che sbocciano le idee più interessanti, ispirati dai sogni avete un filo diretto coi simboli e le leggi nascoste delle cose. Lavorate anche oggi che è lunedì, mostrerete una rapidità che risulta anche a voi particolarmente sorprendente, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 18 al 20 di aprile. Quando volete siete veri e propri Speedy Gonzales, pur conservando la vostra efficienza e il rigore. Benessere, non è l'acqua l'elemento più rilassante per voi, che per rigenerarvi avreste bisogno di moto e aria pulita. Non oggi, però, tentati dalle bollicine dell'idromassaggio e da voluttuosi vapori profumati, vince l'abbinamento purificazione e riposo, ottimale per rigenerarsi senza alzare un dito. Alternativa convincente il fuoco acceso nel caminetto, che col segno d'acqua della luna non va d'accordo, ma col vostro sì. Tanto più che oggi in calendario si festeggia Sant'Antonio, quello che secondo leggenda rubò il fuoco all'inferno per regalarlo agli uomini. Per lei, se vi chiudete nella torre c'è un perché, orgoglio e gelosia vi spingono a lasciare la scena sdegnate. Aspettate che lui senta la vostra mancanza. Per lui, il rubinetto gocciola e la presa elettrica va fissata meglio, ma oggi di bricolage non se ne parla nemmeno, tutto rinviato. Siete troppo impegnati con la lettura. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 6. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.